Oggi, 13 giugno, hanno cambiato l'orario dei treni. Favorevole questo treno, bellissimo, partito da Milano Porta Garibaldi, il treno che c'è tutte le domeniche, assolutamente vuoto in assoluto. Guardare bene una persona, bene dove mi trovo tuttora, sapete dove sono? Guardate che sono proprio io dallo specchio. È un treno eccezionale, è fatto di, si può dire, anti-Covid. Ecco, eccolo il Lago Maggiore. Bella visione ottica. Anche questa è un'ottima visione che il viandante, il girovago può ammirare in questa zona, anche perché qui conosco amici che mi parlano sempre tramite la comunicazione su WhatsApp. Ecco che sto per arrivare a Caldè. Caldè c'è un cielo bellissimo che rispecchia l'azzurro nella parte lacustre. Sono, come ho detto, sono Lago Maggiore, parte lombarda però, perché questo treno va verso Luino. Luino, poi dopo andrò anche a vedere quella bella cittadina che ha un lungolago bellissimo. È un ritorno qua a vivere. Ecco il mio promontorio di Caldè. Tra poco si vede il promontorio di Caldè dove io scendo dal treno, da questo treno vuoto dove io volo, viaggio in tranquillità. Eccolo là il promontorio dietro Cespugli. E oggi, dopo 2 mesi o tre, sono ritornato in questa zona. Perché oggi la sponda Lecchese era troppo pieno il treno in assoluto. Eccolo qui, l'annuncio. Siamo in arrivo a Caldè. Caldè, Next stop, Caldè. Caldè. Ecco che sto per arrivare. Aldo, ciao, ascoltatori di YouTube, vi saluto. Oggi mi trovo in questa località. Adesso tra poco scendo. Faccio vedere in partenza il treno che poi riparte e sono alla mia amatissima stazione a binario unico. Caldè, ecco che tra poco sono arrivato. Oggi vi racconto il mio viaggio di nuovo al Lago Maggiore. Un bottone per schiacciare quando viene verde. Ok, schiacciare. Che bello questo passaggio di epoca passata. Mi piace questo ferro qua che una volta passavano le persone uno per volta, come adesso l'anti-Covid che viaggiano uno per volta. Non c'era l'assemblamento, anche una volta mantenevano questa pura distanza tra l'uno e l'altro. Oggi mi trovo qui, voglio fotografare il treno che se ne va, questo treno bello che se ne va. Eccolo qui il treno. Grazie, ti faccio la strada. C'è un cielo stupendo, Caldè, sono arrivato in questo momento. Ho tante cose da dire, da raccontare qua, in questo binario unico, lo vedete bene? Mi piacciono le stazioni a binario unico, le amo tantissime e per di più vi dico che sono in un bel luogo, prima di Luino, dove qui esiste la tranquillità e la pace. Vi faccio vedere anche la bacheca se non ci credo. Se non ci credete, ascoltatori di YouTube. Oggi Aldo è un viandante di questo lago. Eccolo qui. Caldè, ho fatto tanti video antecedentemente. Eccola la chiesetta là di Santa Veronica dove vado tuttora. Benissimo. Vi saluto, ascoltatori. Vi saluto.